un suo giudizio sul nuovo assetto di governance del settore con il nuovo ruolo dell'autorità appena definito dal DPCM. Naturalmente l'arrivo dell'autorità di regolazione indipendente in questo settore è sicuramente un grosso passo avanti nel sistema di governance per il settore idrico in generale e per il servizio idrico integrato in particolare. Il problema è che, come sempre in Italia, forse da un punto di vista dei quadri, del quadro regolamentare, siamo sempre molto bravi a definire, ma poi nell'esercizio di queste attività rischiamo di non dare risorse, non dare peso sufficiente e quindi naturalmente non è detto che se non si chiariscano altre questioni, per esempio il rapporto Stato-Regioni, la questione all'interno delle regioni dell'organizzazione a livello di ambito, la questione dei distretti e dei bacini secondo il principio comunitario, il rischio è di rimanere ancora in una situazione di incertezza. È un passo avanti, ma non pensiamo di aver risolto il problema. Siamo alla fine del 2012, cosa ci aspetta nel nuovo anno, soprattutto da un punto di vista degli investimenti? E sintetizzando, si è sempre detto che in Italia, almeno nei piani d'ambito, per quanto riguarda il servizio idrico integrato, servivano almeno 2 miliardi e mezzo di investimenti. Se facessimo il confronto con altri paesi con cui spesso amiamo confrontarci, noi passiamo spesso, dovremmo investire circa 5 miliardi l'anno. La realtà è che noi rischiamo il prossimo anno, se non si determinano condizioni diverse di finanziamento in questo settore, di passare sotto il miliardo l'anno. Questo significherebbe un degrado ulteriore delle infrastrutture idriche e un ulteriore ampliamento della forchetta nei confronti di altri paesi con cui amiamo confrontarci. È una situazione insopportabile che va superata. Abbiamo parlato anche di rapporti tra Stato e Regione. In questo senso, qual è il suo giudizio sulla discussione del titolo quinto della Costituzione che parrebbe riassegnare allo Stato tutte le materie, parliamo di energia ma anche in questo caso anche di servizi idrici. Naturalmente un chiarimento in ordine a questa sovrapposizione di competenze pubbliche, quindi la modifica del titolo quinto è positiva, ma anche qui in precedenza dove questa distinzione diciamo c'era, naturalmente la situazione non era altrettanto brillante, quindi attenzione anche qui di non prendere scorciatoie perché poi sul territorio bisogna governarle le situazioni e quindi naturalmente bene un chiarimento sui livelli di responsabilità tra Stato e Regioni, ma nello stesso tempo bisogna governare sul territorio i processi, altrimenti cioè bisogna passare a un sistema più responsabile. Se ci sono soggetti che esercitano le funzioni pubbliche o le imprese che fanno attività gestionali che non si assumono le responsabilità, questo è il vero problema di tutti e quindi dobbiamo tutti dare un contributo per superare questa criticità.